In queste ore mi sta descrivendo in tantissimi allenatori. Mi sta descrivendo Federic, Necrozma è troppo forte. E con i Pokémon che hai, non hai veramente speranze. Come farai a batterlo? Nonostante io sia un grande allenatore, e ho tantissimi allenatori che mi seguono come voi, non so veramente come fare. Perché so che è veramente forte. Io spero di riuscirci. Non importa come, l'importante è che ci riusciamo. Benvenuti allenatori nel 40° episodio di Pokémon Ultra Sole. Mi raccomando, un bel ultra like. Oggi, ragazzi, voglio il massimo supporto. Mi raccomando, anche qua sotto nei commenti. Necrozma, stiamo arrivando. Hashtag, mi raccomando. Ce la possiamo fare. Siamo pronti per varcare l'ultravalco. Prendiamo il nostro 3DS. Che ormai ci accompagna da tanto tanto tempo. Sono pronto! Nel nostro mondo i Pokémon non appartengono a nessuno. Li mettiamo a disposizione di tutti. Sei pronto? Ricordati, devi cercare il passaggio dimensionale bianco. Allora, salta in groppa a Lunala. Si parte! Grazie. Ce la faremo? Non lo so, allenatori. Questa volta non lo so proprio. Siete quasi 300.000. Siete tanti. E non voglio proprio deludervi oggi. Ce la metterò tutta. Come va? Ci proviamo. Sali in groppa a Lunala e parti per l'ultraviaggio dimensionale. Raggiungi i passaggi dimensionali ed esplora altri mondi. Usa il sensore di rotazione per controllare Lunala. No! No, allenatori, devo muovere il 3DS. Voi sapete come gioco io. C'è un cavo qui, lo vedete? E quindi è difficile registrare muovendo il cavo, perché se io mi muovo male, si stacca la connessione e voi non vedete più niente. Ci proviamo. Avrei preferito usare il pad. Va bene. Se il sensore di rotazione non è calibrato bene, potresti non riuscire a spostarti correttamente. Lunala dovrà accumulare l'energia per avanzare nell'ultravarco. Assorbi le sfere di energia per avanzare più velocemente e arrivare più lontano. Fai attenzione agli ostacoli. Se li urti, perderai velocità. Questi varchi sono dei passaggi dimensionali. Se ti avvicini troppo, verrai risucchiato all'interno. Possono essere di quattro tipi. E hanno un aspetto diverso a seconda della rarità. Nei passaggi più lontani e rari potresti incontrare i Pokémon difficili da trovare. E là vediamo Cobalion, Articuno. E quello, ragazzi, potrebbe essere Uxie? O Mesprit o Azelf. Accumula più energia possibile e cerca di entrare nei passaggi dimensionali più lontani. Ragazzi, ci provo. 3DS alla mano. Vola, vola, vola Lunala! E raggiungiamo il passaggio bianco. Calibriamo con A. Ok. Ok, devo stare attento ragazzi perché prendiamo più velocità possibile. Devo stare attento perché se muovo male il 3DS si stacca e non registro più poi. Ok, occhio a questo varco. Ok, abbiamo preso un po' di scossa. Siamo attenti ragazzi. Dobbiamo cercare il varco dimensionale. Quello bianco. Non questo, non questo. Anche se questo è abbastanza raro. Quello bianco a noi serve. Pensa quando dovrò andare a prendere i leggendari ragazzi. Sarà un'impresa. Prendiamo velocità. Oh, l'abbiamo mancato. Ok, là c'è un po' di velocità. Però stiamo attenti. Sotto. Ok. Occhio, occhio! Mamma mia, eravamo quasi entrati, eh. Giriamo. È difficile, ragazzi, muovendo il 3DS in questo modo, eh. Ok, è quello. È quello, è quello, è quello, è quello, è quello. Perfetto. L'abbiamo preso alla prima occasione. Wow! Ragazzi! Muovere il 3DS non è affatto facile. Ma siamo arrivati ad Ultra Megalopoli.
Wow, ragazzi, che poi è tra l'altro lo sfondo che vedete qua intorno, quello che vedete dietro di me. Benvenuta, Luliano! Io sono Mirim e faccio parte dell'Ultra Pattuglia. Necrozma è tornato dal vostro mondo e sta riposando in cima alla torre che c'è dietro di me. Non vedete nessuno in giro, perché si sono rifugiati tutti nelle proprie case, temendo che perdesse di nuovo il controllo. Nessuno si è dimenticato di cosa è successo quando è venuta a Samina. Oh, e così tu saresti un Aluliano. Peccato che adesso non ci sia tempo per un approfondimento su di te. Il mio nome è Siron e sono il comandante dell'Ultra Pattuglia, o Siron. Stando ai nostri rivelamenti, ora che Necrozma è ritornato in possesso della luce, sembra che stia riacquistando la sua potenza originale. Ma il suo corpo è incompleto ed il suo stato attuale non riesce a controllare appieno la sua luce. Sembra proprio che non ci sia fine alle sue sofferenze. Con l'ausilio della scienza siamo riusciti a placare Necrozma. La nostra tecnologia avanzata ci ha permesso di creare luce artificiale per continuare a vivere. Ma per lunghi anni, sia noi che Necrozma siamo stati costretti a vivere in un mondo di oscurità. Ti prego, ferma Necrozma, lo troverai all'ultimo piano della torre di Megalopoli, che vedi alle mie spalle. Ragazzi, io spero, e dico spero, che Ultra Megalopoli sia esplorabile. Ora, so già che non sarà così. Però ragazzi, ci spero veramente tantissimo. Hanno fatto un gioco? Hanno introdotto questa città? E beh, la voglio esplorare. Sei qui, vedo che sei deciso ad entrare. La nostra Ultra Megalopoli era un mondo luminosissimo. Necrozma era chiamato lo splendente e dispensava energia tutto intorno a sé. Ma non solo per noi. La sua energia attraversava l'ultravarco e raggiungeva addirittura la lontana Alola. Wow. Però, dopo aver perduto parte del suo corpo per colpa della cupidigia dei nostri avi, Necrozma prese anche il controllo di sé. Aiutalo, ti prego. Sta a noi allenatori fermare Necrozma. Ce la faremo? Ragazzi, Necrozma, eccolo qua. Anche sulla maglietta ce l'ho. Andiamo. La maglietta la trovate sempre in descrizione. Vai, 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 vai. Ce l'ho sul petto, Necrozma. Ragazzi, che dite, salviamo? Io proverei a salvare. Voi che dite? Salvo, salvo, salvo e salvo. Andiamo. Ci siamo, allenatori. Il momento che tutti aspettavamo. My God! Che figata! Che figata! Necrozma scruta il tuo volto, desideroso di lottare. No, ti prego! No, ti prego! Sei troppo forte, io già lo so che mi fai nero. Io già lo so che mi fai nero. Già lo so. Già lo so. Allora ragazzi, sarebbe bello poterlo avvelenare. Sarebbe una gran cosa, no? Negro Necrozma. Sarebbe bello poterlo avvelenare? Ce la faremo? Ho dato i rapidi artigli al mio Mac in modo da sculare un pochettino. Giusto un po', giusto poco, poco, poco. Proviamo, va? Miseria, ragazzi. Ci fa il culo, ci fa. Tossina. Raga, forse con Drago Pulsa non ci sciotta, eh. Mi tocco, raga, mi tocco. Perché qua facciamo tutti una bruttissima fine. Ah.
Allora, l'importante è che lo batto, giusto? L'importante è che lo batto. Incrocio le dita. Ragazzi, è una belva, è veramente una belva. È troppo forte, raga, è veramente troppo forte, non ce la possiamo fare, è impossibile che ce la facciamo. È veramente impossibile. No, è impossibile, raga. Abbassargli la velocità, qualcosa. Attaccherà sempre prima lui. Non possiamo batterlo, raga. Non possiamo. Rapide artigli, ovviamente. Che ve lo dico a fa. Sì! 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 Mamma mia! Dai! Ecco, e ora... preghiamo il Dio e tutti i santi. Allora, aspetta, 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 aspetta. Ragazzi, tipo... ve l'intrappola? No, 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 no. 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 Necroz, ma devi sapere che quel veleno ti leverà... ogni turno sempre di più. Già. Già, proprio così. Ragazzi, perché no? So che è poco efficace, però tecnicamente, essendo a questo livello, Ampharos resiste, vero? No che non resiste. Yeah. Ragazzi, è impossibile. Ditemi voi nei commenti come avete fatto, perché sono curioso. E adesso io ci vado avanti, ragazzi, di rivitalizzanti, mi sa, perché... ma che sto facendo? Che sto facendo? Tanto me lo shotta comunque, attaccherebbe prima lui. L'importante è sconfiggerlo. Non importa come. Mac, tu mi salvi. Mi salvi un sacco. Tanto ragazzi, mi shotterebbe anche con questa mossa. No, è impossibile, raga. È veramente fortissimo. Cioè, è illegale. Il veleno fra un po' l'ammazza, Il veleno fra un po', ragazzi, lo distrugge. Io ve lo dico. Oh, raga, possiamo provare un'altra volta di rapidi artigli. Che vi devo dire? Possiamo provare di rapid artigli, vedere se attacca per primo. Ragazzi, vediamo, vediamo ragazzi come va. Magari resiste come prima, era rimasto a 2 PS. Ti prego, Mac. Ti prego, ti prego, ti prego. Ormai è morto Necroz, ma dal veleno. Ormai è morto. Quindi, ragazzi, mi basta usare un revitalizzante. Allora, non è che sono tanto felice di vincere così. Però, ragazzi, era impossibile. Non ce l'avrei mai fatta. Ma mai, tipo. Io non so voi come avete fatto. Ma non è colpa dei miei Pokémon. È proprio lui che è forte. Io ho vinto adesso. Sono sicuro che ho vinto. Tutto grazie a Mac. Però non ho fatto niente io, oltre a usare 3 rivitalizzanti. Sì, vabbè, è pure super efficace. Vai, via proprio. Vabbè, battuto però. L'importante è quello.
Con Tossina, mossa che mi avete detto. Non insegnare a Mark, fa schifo Tossina. Ragazzi, c'è andata di culo per i rapidi artigli. Io sono contento così. Ecco, impariamo pure Rutto, ok? Gli facciamo un bel Rutto in faccia. Mamma mia, ragazzi. Chi la usa attacca il bersaglio con un Rutto potente. Per utilizzare questa mossa il Pokémon deve mangiare la bacca che possiede. Ragazzi, Rutto è una bomba. Rutto è veramente forte. Però, ovviamente... magari ci penso, perché prima della Lega... Io, ragazzi, farò... Vi dico, prima della Lega... Un... restyle della mia squadra. Con la Scomaguore insegnerò delle mosse che magari non ho imparato i miei Pokémon. In questo caso ho tante Scomaguore, quindi posso farlo. Quindi tranquilli che per ora non glielo insegno, perché tanto non do una bacca al mio Pokémon. Però è una mossa fortissima per Mac, veramente forte. E più avanti possiamo sempre insegnargliela. Poi tanto ho le Scomaguore. Eccolo qua, ragazzi. Oh, che figo, non l'avevo mai visto con i cristalli neri in quel modo. Perché io l'ho visto in questa forma causa uno spoiler che ho visto su Facebook. E appunto ci ho voluto fare la maglietta, perché tanto ormai me l'ero spoilerato. Però quella forma là non l'avevo mai visto. Io ho visto uno che ha messo sta foto, l'ha spoilerato. Ma vabbè, questo è tutto nuovo per me. A parte questo pezzo che abbiamo visto, mi sa, nel trailer. Wow, ragazzi, che figata. Sono contento, sono veramente contento. Mi piace, bello. Questo è come un po' perla e diamante platino. Nero e bianco 2. Necrozma perde la luce e scompare in un altro mondo. Wow. Ci vorrà tempo, molto tempo. Ma grazie a voi, abitanti di Alola, e alla luce dei cristalli Z, il nostro mondo riuscirà a liberarsi dalle tenebre. Ti sono riconoscente per averci restituito la luce e un futuro in cui sperare. Grazie a te, Necrozma ha potuto assumere la sua forma abbagliante di pura luce, trasformandosi in Ultra Necrozma. Ma ahimè, è stata una trasformazione di breve durata. Ora ha perso di nuovo la luce e si è rifugiato ad Alola. Ed è lì che è tornato anche il povero Solgaleo. Allo stremo delle forze. Alla mia più profonda gratitudine per tutto quello che hai fatto, Aluliano. Grazie a te. Poipol, perché ti agiti così? Comandante Siron, sembra che a Poipol interessi molto l'Aluliano. Ah, ok, ragazzi, è qui che si tiene Poipol, allora. Oh, questo suo interesse mi incuriosisce. Mi chiedo se desideri semplicemente diventare più forte, oppure se ci sia qualche altro motivo. Secondo le nostre ricerche, nel vostro mondo donare un Pokémon è segno di gratitudine. Aluliano, sembra che poi voglia venire con te. Vuoi occuparti di lui? Ne sarei felice. Ragazzi, abbiamo ottenuto Poipol, che faremo evolvere insegnandogli una mossa vecchia, sempre quella che scuome cuore. Mi sembra Drago Pulsar, qualcosa del genere, ragazzi. Sempre una mossa tipo drago. E poi lo fate salire di un livello e lo fate evolvere. Ecco qua, Poipol. Ragazzi, in competitivo, la sua evoluzione mi hanno detto che è veramente devastante, ma veramente devastantissima. No. Invia ai bo- anzi no. Mostra le info perché sono curioso, scusate. Non l'ho mai visto. Più attacco meno velocità sto coso. Velen trappola, congiura, velen puntura, veleno. Ragazzi, è figo. È figo, eh sì, è veramente figo. Invia ai box del PC. Poi ragazzi, comunque lo faremo evolvere, tranquilli. Tanto scuome cuore ne abbiamo. Se vuoi tornare da Lola, la nostra Lunala ti darà un passaggio. Ma se lo desideri, puoi viaggiare anche con Solgaleo. Con quale di voi puoi viaggiare? Con Solgaleo, con Lunala? Ragazzi, non lo so. Direi con Solgaleo. Non l'ho provato ancora. Ah, quando lo vuoi cambiare, vieni da me. Ragazzi, quindi non è in base alla tua versione di gioco che puoi cambiare. Non è in base alla tua versione di gioco che puoi usare il Pokémon. Quindi cioè, prendo Sole e posso usare solo Solgaleo. Posso cambiarli. Bene, ragazzi. Credo che userò Lunala a questo punto, perché mi piace che svolazza, no? Aluliano, ottimo lavoro. Ti siamo riconoscenti. Mentre tu affrontavi Necrozma all'Ultra Megalopoli, noi abbiamo scoperto qualcosa sull'aura rilevabile ad Alola. A quanto pare quell'aura proviene dalla luce irradiata da Necrozma in tempi antichi.
E come si può riscontrare, si è concentrata maggiormente nei luoghi in cui si svolgono le prove del giro delle isole. Il potere Z, l'aura dei Pokémon dominanti, tutto ciò che ha avuto origine da Necrozma. Un allenatore del tuo calibro potrebbe riuscire a restituire la luce a Necrozma e placare la sua furia. Ti stiamo debitori, il nostro Lunala sarà sempre a tua disposizione. Grazie all'ultraviaggio dimensionale potrai esplorare nuovi mondi e scoprire i Pokémon straordinari che li popolano. Noi rimarremo qui ad Alola e continueremo le nostre ricerche sul potere Z. Il giro delle isole è ancora troppo arduo per noi, ma per ora ci limiteremo a osservare e imparare da questa società che è diventata la nostra. Va bene ragazzi, Darus, io voglio fare amicizia con un Diglett. Chissà perché. Dico niente, ho detto niente io. Frederick, Lydia, a quanto pare avevi ragione tu. Portandoti a Cosmog hai fatto la scelta giusta. La tua capacità di comprendere le sofferenze di Pokémon ti ha fatto da guida. Io non ho fatto niente di speciale. Se c'è qualcuno che è stato davvero straordinario, questo è Frederick. Ecco, prendi queste Usiball. Tre? Sono tre? No, tre no, sono poche. Sono le Pokéball sviluppate in collaborazione con le Ultra Pattuglia per catturare le Ultra Creature. Oh, ragazzi, così ha già più senso, eh? Sono sicuro che un allenatore come te saprà farne buon uso. Sicuramente. Ora che gli è stata sottratta la luce, Cosmog, voglio dire, Solgaleo, è molto debole. Mi prenderò cura di lui alla fondazione. Lilia, ho bisogno del tuo aiuto. Oh, finalmente! E Guzman che fa là da solo? Sì, mamma. Oh no, Guzman, poverino. Forse preoccuparsi per gli altri aiuta davvero a tirar fuori il meglio di sé. Ciao Guzman! Frederick, io non ho potuto esserti di grande aiuto, ma ho sempre fatto il tifo per te e per i tuoi Pokémon. Quanto a mia madre, abbiamo parlato molto. Credo di capirla un po' meglio adesso. Frederick, sei davvero eccezionale. Hai aiutato gli abitanti di quel mondo. E anche Necrozma e tutti noi. Hai ridato il sorriso a tutti. Io vado alla fondazione ad aiutare Nebulino e tornare in forma. Ciao Frederick, buona fortuna col giro delle isole. Ragazzi, dovremmo andare a catturare anche Necrozma e Solgaleo. E so anche dove si trovano, perché me l'avete scritto ovviamente voi nei commenti. Ciao Lilia! E ora? Che si fa? Credo che adesso bisognerà affrontare la prova di Erika. A questo punto. Prova che... C'era o non c'era in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna? Cioè, in Sole e Luna? Credo di no. Frederick! Alola! Quando ho visto l'altare avvolto nell'oscurità mi sono allarmata. Ma a quanto pare hai sistemato tu la faccenda. Ma non posso mica lasciar fare tutto a te. In fondo sono un capitano e devo darmi da fare. Quindi che ne dici di affrontare la mia prova? Quando sei pronto per affrontare la prova, vieni a casa mia, al villaggio del mare. Anzi, se vuoi ci andiamo insieme, che ne dici? Oh, magari più tardi, che ne dici? Ok, ti aspettiamo lì. Frederick, bravissimo, ottimo lavoro. E non preoccuparti della prova di Rika. Io sarò al tuo fianco come sempre. Rotom, ti sparo, Dio santo. Ragazzi, che dire? Quel che fate è fatto. Necrozma è stato finalmente sconfitto. Ma come ci hanno detto, è rifugiato da qualche parte qui ad Alola. E sta a noi andarlo a riprendere e poi farlo tipo trasformare con Solgaleo e far diventare quella cosa lucente bellissima. Che è questo qua. Ragazzi, mi raccomando, un like, un commento, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi episodi. E noi ci vediamo tra pochissimo, o meglio domani, con il continuo, la prova di Rika e verso la Lega Pokémon. Ok allenatori, e come dico sempre, Alola. Ma questa parte è stata veramente Alola. Bellissima questa parte. Ciao allenatori.